Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, la seconda parte dei microfoni di Radio Gamma 5. Ok, allora, nella trasmissione di oggi pomeriggio ho tentato di parlare alle vostre emozioni e farvi capire che cosa significa modificare le proprie emozioni o come fare almeno per riuscire a capire le emozioni del mondo. Nella trasmissione invece di questa sera riprendiamo il discorso sulla percezione che stiamo facendo, diciamo così, il giovedì dalle ore 19 alle ore 20. Vi ricordo sempre il libro Trattato di Ateologia di Michel Onfray, edizione Fazio Editore, che praticamente riprende tutte le trasmissioni di Magia Stregoneria e Paganesimo che abbiamo fatto, cioè gli stessi temi e con lo stesso timbro, con lo stesso modo di affrontare la vita, lo stesso modo di leggere le condizioni del mondo. Bene, allora vediamo un attimino dove eravamo rimasti con il discorso sulla percezione. E vi ho fatto due trasmissioni esattamente, dove nella prima trasmissione sulla percezione abbiamo fatto l'introduzione, la presentazione, e nella seconda trasmissione invece ho fatto la madre come mondo, la fondazione della percezione nell'età fetale. Bene, questa sera invece affronteremo la terza parte del lavoro della percezione. È una parte abbastanza breve tutto sommato, meno rispetto alle altre. Fate conto che la percezione extrasensoriale ho dovuto dividerla in 9 pagine web, tanto è vasta, tanti argomenti affronta, e sarebbe anche altre cose da dire, soltanto che per il progetto che ho in mente in questo momento quello che è stato detto è sufficiente. Mentre invece questo argomento, la selezione soggettiva della percezione, questo è il titolo esatto della trasmissione di oggi, è un testo tutto sommato abbastanza breve. Quello che a noi ci interessa capire in questo momento, attraverso questo lavoro sulla percezione, è riuscire a comprendere come un individuo, nascendo e crescendo, seleziona la propria percezione in base a ciò che incontra nel mondo. Pertanto, se una società vuole degli individui migliori, diciamo degli individui che siano tali da arricchire la società civile, cioè individui responsabili, individui attivi, individui che sappiano fondare il futuro della società, questa società deve sapere fornire al nuovo nato, ancora quando è in pancia della madre, tutta una serie di condizioni psichiche, tutta una serie di condizioni ambientali tali da portare il nuovo nato a preparare gli strumenti attivi con cui affrontare la vita. Se invece la società vuole delle pecore di un gregge da portare al macello, deve fornire alla madre, deve fornire ai nuovi nati tutta una serie di strumenti diversi, cioè tutta una serie di elementi oggettivi, di relazioni rispetto ai quali il nuovo nato costruisce degli adattamenti che siano funzionali alla società per ridurlo alla sottomissione. Naturalmente, quando si studiano, quando si lavora su questo tipo di modi di vedere, di percepire il mondo, non è che ci si pone sempre dalla parte positiva, no? Cioè nel senso che ciò che si vuole come intenzione del lavoro è che la società sia migliore, cioè che gli uomini siano più attrezzati, siano più attivi, arricchiscano la società in cui vivono. Naturalmente queste sono le intenzioni di chi costruisce questo tipo di lavori, però si tratta sempre di lavori che hanno una base oggettiva, cioè una base comunque scientifica, anche se io non pretendo di avere nessuna base scientifica elevata. Comunque
quando un lavoro ha una base scientifica può essere usato sia da una parte che dall'altra, cioè può essere usato sia per arricchire la società, far diventare delle persone più ricche nella società, sia per distruggere le persone, cioè sottometterle. Pertanto è importante la scelta di campo delle persone, cioè cosa vogliono fare della e nella società in cui vivono. Per cui quando io vado a dire questi sono gli elementi per cui il soggetto, il feto, seleziona la propria percezione, e una volta che l'ha selezionata, attenzione, tutto ciò che non rientra nella selezione scompare per il soggetto. Cioè l'individuo ignora tutto ciò che non rientra nella sua percezione. Poi la sua percezione entra nel suo sentire, per cui esiste un'elaborazione del sentire che parte anche dalla parte profonda, poi affronteremo questo. Però ricordate che tutto ciò che non viene percepito dal soggetto, per il soggetto non esiste. E quando il soggetto mette ciò che percepisce all'interno del proprio rumore di fondo, significa che sì, percepisce quell'oggetto, ma su quell'oggetto non ci pone la sua attenzione. È un po' come, se vogliamo fare un esempio ormai classico, quelle persone che arrivavano qui a Radio Gamma con la Bibbia, nei primi anni che parlavamo, dicendo dimmi dove Gesù di Nazareth dice di sgozzare che non si mette in ginocchio davanti a lui. E quando glielo dicevi, le persone rimanevano allibite, dice come io questo non l'avevo mai letto, non l'avevo mai visto, eppure venivano con la loro Bibbia. Perché? Perché molte cose vengono messe nel rumore di fondo, cioè vengono scartate, non portate l'attenzione. E quando l'attenzione vi passa sopra, perché sicuramente hanno letto anche quel passo, non riescono a centrare l'attenzione su questo e capire il significato profondo. Magari ne leggono le parole, ma non capiscono qual è il suo significato nell'insieme. Ed è il processo che hanno le persone della fondazione della loro percezione, ed è l'argomento praticamente di questa sera, perché è un po' più generale sull'attenzione. Allora, innanzitutto la prima cosa da fare è sempre quella di trovare dove gli occhiali sono stati messi, perché normalmente mi succede quasi sempre di buttare via la giacca e dimenticarmi di tirar fuori gli occhiali. E siccome ormai l'età comincia ad avanzare, per quanto poco, quando i caratteri sono piccoli ho sempre delle difficoltà a leggere, specialmente la sera quando gli occhi sono un po' più stanchi. Selezione soggettiva della percezione. In queste condizioni possiamo comprendere come avviene la capacità soggettiva di selezionare la percezione del mondo. La necessità della nascita e della crescita stimola nell'individuo la sua attenzione, per quanto si muove nel mondo e a quanto dal mondo arriva verso di lui, oppone i suoi adattamenti. Per far questo è necessario percepire esattamente quanto si muove nel mondo e quanto dal mondo proviene. L'attenzione feto si acquisisce nella pancia della madre come risposta ad uno stato psichico di insicurezza del feto. Il feto, pur di svilupparsi e vivere, è disposto a privare la madre delle sostanze vitali. Nel contempo, il feto manipola la struttura psichica della madre in base ai propri bisogni. La percezione del pericolo per la sopravvivenza costringe il feto ad operare sul suo ambiente, la madre, per assicurarsi la sopravvivenza. Le contraddizioni che il feto vive nella pancia della madre possono aiutare il feto a sviluppare la sua attenzione in varie direzioni. Il feto mette attenzione ai segnali provenienti dalla madre, ai quali deve rispondere con degli atteggiamenti sia per modificare se stesso, sia, quando gli è possibile, per sollecitare le modificazioni della madre. Ciò che della percezione la scienza ha potuto sperimentare nell'individuo adulto si verifica anche nel feto mentre seleziona la propria capacità di percezione. Proviamo a leggersi dalla percezione del dizionario di psicologia di Umberto Galimberti.
La percezione, ci dice Galimberti, ha un carattere selettivo, perché il soggetto non reagisce a tutti gli stimoli che lo colpiscono, ma tramite l'attenzione ne focalizza un certo numero, ignorando quelli che lo distraggono. Così è possibile prestare attenzione ad una conversazione, estraendo dalle molte voci che ci circondano. Ciò fa pensare che di tutti gli stimoli che investono i nostri sensi, vengono selezionate solo quelli che i nostri processi mentali superiori ci indicano come rilevanti ai fini dell'attività psicologica svolgentesi in quel momento. Cioè, praticamente, noi mettiamo attenzione soltanto agli stimoli che riteniamo importanti. Ritenere importanti significa che ci sono degli stimoli che arrivano dal mondo che noi non riteniamo importanti, cioè li scartiamo, li dequalifichiamo. Ebbene, noi riteniamo che non significa che i segnali che arrivano dal mondo siano importanti o meno importanti, ma noi decidiamo di selezionare una certa quantità di fenomeni, di segnali che arrivano dal mondo. La nostra decisione è costruita in base all'esperienza che noi abbiamo acquisito nel feto. Quando eravamo feto abbiamo imparato che alcuni movimenti della madre, alcune espressioni psicologiche, alcune espressioni emotive erano importanti perché incidevano sulla crescita del feto, sul suo dolore, sul suo modo di essere, sul suo ambiente, mentre altri segnali che arrivavano di natura psicologica, emotiva o meccanica, fisica, erano meno importanti perché non incidevano sull'ambiente, sul dolore, sulla crescita e tutto il resto che eravamo come feti. Pertanto abbiamo già imparato fin da quando eravamo feti che alcuni segnali erano importanti e altri segnali non erano importanti. Ma attenzione, quando noi eravamo feti e selezionavamo la nostra percezione, questa era regolata da dei bisogni e da delle tensioni che noi avevamo come esseri feto. Come essere feto, noi avevamo quei bisogni e quelle tensioni. Quando noi siamo nati, la società civile, la società degli uomini, ha continuato a mandarci quei segnali, quei fenomeni. Ma noi percepivamo quei fenomeni con la stessa intensità di quando eravamo feti. Ma quei fenomeni non arrivavano come quando noi eravamo feti, ma arrivano generati dalla società degli uomini. Pertanto, a una selezione della percezione nella pancia della madre rispetto ai segnali che ci arrivano dalla madre, una volta nati c'è quella struttura di percezione dei fenomeni costruita nella pancia della madre, viene usata per la percezione e la selezione dei fenomeni che ci arrivano dal mondo. Per cui abbiamo già un imprinting già nella pancia della madre che ci dice subito appena nati cosa è importante e cosa non è importante. Attenzione, ciò non significa che sia o non sia importante nella società degli uomini, ma lo è rispetto a noi che abbiamo selezionato la nostra percezione. Crescendo come bambini e come adulti, noi continuiamo questo processo di selezione della nostra percezione, mettendo nel sottofondo come rumore o come non visti o come spariscono letteralmente dalla nostra vista miliardi e miliardi di fenomeni. E vedremo come una gran parte di questi fenomeni invece vengono recepiti dall'uomo a livello di subconscio, a livello emotivo, a livello di amigdala, e poi rientrano sotto altre vie all'interno del sentire, e poi entrano anche in circolo attraverso la percezione extrasensoriale. Però ricordate che questo processo di selezione dei fenomeni percepiti la fa il soggetto, la fa il sentire del soggetto, dell'individuo. E questo sentire, questa capacità di percepire, di selezionare la percezione dei fenomeni che viene
che interagisce all'interno del soggetto per costruire il suo sentire, il suo sentimento rispetto al mondo, è un divenuto progressivo. E qui abbiamo che ogni individuo è diverso dall'altro. La capacità di attenzione, continuo a leggere Galimberti dal dizionario di psicologia, la capacità di attenzione aumenta fino all'età adulta, mentre proporzionalmente diminuisce l'apprendimento accidentale, ossia la capacità di trarre vantaggio dagli aspetti secondari del campo percettivo. Si constata inoltre che i giovani vengono attratti da stimoli nuovi, complessi e inattesi, mentre gli adulti sono attratti da configurazioni né troppo semplici né troppo complesse. Rientrano nella selezione percettiva il riflesso di orientamento, che è una risposta accompagnata da reazioni fisiologiche. Ogni mutamento dello stimolo ambientale e l'effetto di centramento, per cui lo stimolo meglio percepito viene anche sopravvalutato, con conseguente deformazione del campo percettivo. In sostanza significa che se noi riceviamo due stimoli, due o più stimoli, noi sopravvalutiamo lo stimolo che arriva per primo e che incide sulla nostra attenzione, e praticamente facciamo diventare secondario, facciamo sparire tutti gli altri. È un po' come quando stiamo ascoltando qualcuno che sta parlando, noi la prima cosa che afferriamo, che rientra anche nel nostro pensiero, già ci viene voglia di rispondere senza aspettare dove sta l'altro va a parare, no? Cioè, quando un fenomeno rientra nel nostro campo percettivo, il primo che arriva è importante, tutto il resto sparisce. E in realtà stiamo perdendo invece migliaia di informazioni. E così continua il processo di selezione, no? Cioè, quel primo fenomeno che arriva mi interessa e lo elaboro. Gli altri invece che arrivano secondari non mi interessano, non li elaboro e li ignoro. Esistono inoltre, sempre Galimberti, fattori soggettivi che agiscono da selezionatori della percezione. Tra questi ricordiamo A. i bisogni organici, per cui ad esempio chi ha fame tenderà a selezionare gli stimoli provenienti dal cibo. B. il rinforzo indotto da ricompensa o punizione in ordine a ciò che è percepito. C. i valori che il soggetto attribuisce agli oggetti, per cui una banconota attira l'attenzione più che non un equivalente di pezzo di carta. Esperimenti effettuati dimostrano che il valore individuale conferito all'oggetto influisce sulla velocità di riconoscimento e sulla grandezza percepita. Cosa significa tutto questo? Significa che ciò che per noi è importante rispetto alla vita di tutti i giorni e rispetto ai fenomeni che percepiamo diventa prevalente nella percezione del fenomeno. Per esempio, è molto importante per le persone, per i cattolici che ascoltano, il fatto che io dica che Gesù di Nazareth è il pazzo di Nazareth, che non sentire perché io affermo che è il pazzo di Nazareth. Cioè, praticamente ciò che gli colpisce di più è la frase finale del ragionamento, che non il ragionamento intero sul quale non vogliono discutere. Se loro discutono sul fatto che io chiamo il loro profeta il pazzo di Nazareth, selezionando questo fenomeno separandolo da tutto quello che è il ragionamento, loro giustificano la loro attenzione dicendo questo è un insulto. Mentre invece se loro fossero costretti, se loro fossero in grado di riprendere tutto, capirebbero che è la finale di un'analisi. Ma non lo possono fare perché le loro predilezioni, ciò che a loro piace, gli impedisce di seguire l'analisi e preferiscono accanirsi sul nome, sul risultato finale dell'analisi stessa.
Ed è una cosa che un cattolico non potrà mai fare, cioè quella di discutere le prerogative, perché io chiamo il loro profeta il pazzo di Nazareth. Non lo può assolutamente, proprio per una questione di selezione della propria percezione soggettiva. O ancora, per esempio, ci dice che i bisogni organici, tipo il cibo, no? La fame, naturalmente concentrerà l'attenzione sul cibo, sul bisogno di cibo e sulle cose, sugli elementi che il cibo gli può portare. Qua c'è ancora delle altre cose da dire, ma diciamo che tutti quelli che sono i bisogni dell'organismo, la fame, la sete e tutti gli altri, sono sempre bisogni prioritari e sono bisogni anche su cui si concentrano le proprie emozioni. Sono delle persone che sono emozionate dalla cioccolata o da alcuni cibi perché proprio ne hanno un bisogno fondamentale. C'era un bambino che una volta è stato scoperto a leccare la polverina bianca dei muri e si è scoperto che aveva un grandissimo bisogno di potassio quel bambino, e lo aveva, cioè per lui quella roba bianca sui muri gli piaceva un sacco, insomma. E oppure ancora mettiamo più attenzione a quello che ci può portare dei vantaggi, no? O quello che ci può danneggiare, mentre invece non mettiamo attenzione a tutto il resto. Oppure mettiamo più attenzione alle cose che riteniamo importanti, anziché quello, cioè abbiamo già fatto una selezione soggettiva di ciò che vale la pena percepire o non vale la pena percepire. E questo è ciò che ci dice il dizionario di psicologia di Galimberti. Con tanta più forza i segnali psicoemotivi provenienti dalla madre si presentano al feto e con tanta più volontà il feto mette in atto i suoi adattamenti. Adattamenti che sono relativi sia ai fenomeni che percepisce, sia per come egli riesce ad intendere tali fenomeni. I fenomeni che percepisce il feto sono fenomeni essenzialmente di natura psicoemotiva e a quei fenomeni risponde con adattamenti psicoemotivi. Durante la gestazione la madre ha un doppio carico psicoemotivo, il suo e quello del bambino, dove se da un lato il suo stato psicoemotivo influenza gli adattamenti del feto, dall'altro lato gli stati psicoemotivi del bambino costringono la madre a comportamenti che siano consoni ai suoi processi di adattamento soggettivo. In uno studio pubblicato di psicologia pubblicato dal giornale Il Gazzettino del 4 aprile del 2002 si diceva: la donna in gravidanza, spiega Soldera, si prende cura non solo di due organismi ma anche di due psiche, e sembra che la psicologia dell'embrione influenzi la madre. Già al terzo mese di gravidanza si riscontrano cambiamenti emotivi ed esistenziali della donna, caratteristiche caratteriali che sono state poi rilevate nel bambino una volta nato. Non erano quindi frutto di un momento, ma collegati alla sua personalità. Si tratta dell'interazione del soggetto che cresce con il mondo in cui sta crescendo e dei suoi meccanismi adattativi che spingono affinché il mondo in cui sta crescendo soggettivi e risponda alle sue necessità di crescita. In questa fase il feto inizia a selezionare gli elementi percepiti sui quali puntare la propria attenzione. Inizia in quella fase la selezione di quanto vale la pena di percepire e di cosa non vale la pena percepire. Da Il Gazzettino del 30 marzo 2002 leggiamo: scoperta tutta veneta, il feto ha vita psichica. L'idea base di Righetti, che con Sara Sette, pedagogista e specialista in profilassi ostetrica, ha pubblicato il lavoro nel libro Non c'è due senza tre della Bollati Boringhieri, è che l'ambiente intra ed extrauterino sia un ambiente di apprendimento. So che di fronte a queste affermazioni ci potrebbero essere delle posizioni, come dire, politiche, ma spiega Righetti, di questo non ci dobbiamo preoccupare. Cosa sta dicendo praticamente Righetti
e la Sara 7 per questo, è che se l'ambiente uterino e l'ambiente l'ambiente uterino e l'ambiente extrauterino, cioè il bambino appena nato, il mondo, sono tutti degli ambienti di apprendimento, cioè sono tutti mondi in cui il bambino costruisce le sue strategie di esistenza, seleziona la propria esistenza, seleziona la propria percezione, seleziona il suo modo di guardare e di affrontare il mondo. Chiaramente questo dice, so che ci sono delle perplessità politiche al ricercatore, ma perché ci sono delle perplessità? Perché la scienza fino a ieri ha sempre pensato all'uomo come creato di immagine e somiglianza del Dio padrone, pazzo, cretino e deficiente. Chiaramente riuscire a scoprire che l'ambiente intra ed extrauterino è un ambiente di apprendimento significa che la selezione della personalità, la selezione della percezione del soggetto avviene proprio affrontando le contraddizioni di quell'ambiente. E questo è effettivamente una visione rivoluzionaria dal punto di vista della scienza, ma è una condizione ben conosciuta attraverso la stregoneria. Dalla Repubblica del 7 ottobre 2004 leggiamo, Roma, lo stress può provocare danni devastanti al cervello del nascituro, mentre ancora nel pancione. Ve lo ripeto ancora, lo stress può provocare danni devastanti al cervello del nascituro, mentre ancora nel pancione, oltre che nei primi anni di vita. È il dato allarmante che emerge negli ultimi studi che lo psichiatra Martin Teacher della Howard Medical School ha presentato ieri a Roma in occasione del congresso internazionale sul cervello umano. Le malattie mentali, ha sottolineato Teacher, oggi affliggono il 20% dei bambini e adolescenti, ma nel 2020 si stima colpiranno poco più della metà dei giovanissimi. Alla base di queste malattie, ha spiegato lo psichiatra, c'è spesso lo stress che si può verificare già in fase embrionale con conseguenze disastrose per il cervello. Per cui tanto, tirate voi le conclusioni. Non c'è il passaggio al nascituro della semplice ansia, ma ogni strategia di esistenza che la madre mette in atto si trasforma in un segnale emotivo che si trasferisce al feto e il feto registra. Da un lato l'importanza, l'urgenza e l'investimento di energia che la madre mette in quell'atto e dall'altro sincronizza i propri adattamenti psicoemotivi sollecitando la madre a rispondere alle sue esigenze. Questa forma di relazione avviene mediante il meccanismo empatico. Quella capacità che al momento della nascita permette ai nuovi nati di presentarsi al mondo con una forza dirompente di una genialità che stupisce. Il nuovo nato non coglie la ragione che viene manifestata dai messaggi e dai segnali razionali che giungono, ad esempio, dai genitori, ma il segnale emotivo che supporta quei segnali razionali o quelle smorfie. In questo momento ci troviamo davanti al nuovo nato che per necessità fisiologiche separa i fenomeni e seleziona la percezione di essi. Il bambino appena nato non coglie i movimenti della razionalità, ma il movimento emotivo che sottostà ai segnali razionali che gli giungono da parte del mondo in cui vive. La percezione in questo momento viene selezionata per forza o per necessità. Il fenomeno che giunge dal mondo al nuovo nato viene percepito dal nuovo nato soltanto dalla sua parte emotiva. Il resto del segnale viene scartato. Quando si parla di un bambino appena nato, le nostre parole e la nostra gestualità sono portatrici di un flusso di emozioni che vengono recepite dal bambino. Questo flusso di emozioni sono portatrici di un carico di energia che impatta sul bambino e che viene fagocitata dal neonato come un segnale forte a cui adattarsi nel più breve tempo possibile. Spesso il bambino davanti a questo tipo di segnali si sente smarrito perché non li comprende, non comprende che cosa vuole da lui quel segnale che proviene dal mondo, dall'adulto, e scoppia un pianto disperato. Quel segnale è un segnale della modificazione della percezione e nell'elaborazione dei fenomeni che dal mondo giungono al bambino. Il pianto di smarrimento è il segnale che il bambino si sta modificando in funzione di quanto il mondo richiede da lui. E questo è quanto sulla selezione soggettiva della percezione.
Pertanto ricordatevi sempre questo elemento che diventerà importantissimo anche nel proseguo delle trasmissioni sulla percezione. Quando voi vi trovate davanti a un'altra persona e questo non capisce in ostia di quello che gli state dicendo, è perché ha selezionato la percezione in maniera diversa, dà un valore diverso ai fenomeni del mondo, si rapporta in maniera diversa davanti al mondo. E questo è un suo dato di selezione. E come dicevamo oggi pomeriggio nel testo di Nera Notte, sì, loro tagliano le teste, ma tu quante azioni distruttive hai fatto per ridurti a mettere la testa sul ceppo mentre gli altri te la tagliano? Cioè, cosa credevi che fosse ciò che ti arrivava dal mondo? Oppure, se vogliamo mettere un altro modo, dice, quel piccolo venticello che ha cominciato a soffiare leggermente nel tardo pomeriggio e gli animali scappavano, e tu perché ti sei messo in viaggio? Non avevi capito che stava per arrivare una tempesta? Cioè, gli animali lo hanno capito e tu non l'hai capito. Cioè, praticamente abbiamo imparato a selezionare in maniera diversa i segnali del mondo. È per questo che spesso non riusciamo a comprendere il mondo. Dobbiamo rimettere a posto un po' di cosette. Ok, allora, vediamo un attimino, tanto per andare avanti un po', sempre sull'argomento, ma visto che ho finito il testo passo ad alcune notizie stampa. Per esempio, questi segnali che arrivano dal mondo, spesso noi li soggettiviamo al punto tale che non riusciamo a capire perché facciamo delle scelte o non le facciamo. Ad esempio, mi cambio anche sta sedia, io qui ho un articolo che è abbastanza interessante, anzi ne ho più di uno veramente, e è un articolo della Repubblica del maggio 2006 e dice: sesso o amore in uno sguardo, così la donna sceglie l'uomo. Lo studio evidenzia come siano le forme di mascella e le pupille a differenza dei maschi riproduttori o familiari. Ricerca USA, volto e occhi alla base delle preferenze. Quando una donna posa per la prima volta gli occhi su un uomo, cosa vede? Dipende. Se l'uomo in questione ha lineamenti dolci, occhi grandi, sorriso facile, la donna vede un possibile marito con cui fare figli e mettersi su famiglia. Se invece l'uomo ha mascella quadrata, zigomi alti, occhi piccoli e aspetto virile, la donna vede un partner con cui andare a letto, senza alcuna aspirazione filiale. La suddetta affermazione non suonerebbe particolarmente sorprendente, nel senso che riflette un diffuso luogo comune, se non che ora pronunciarla è un gruppo di studiosi su un'autorevole rivista scientifica britannica, giunti a una simile conclusione dopo una approfondita ricerca sul campo. La loro tesi è che le donne a colpo d'occhio sono in grado di capire, sulla base dei lineamenti di un uomo, se questi sarebbe un buon marito o se andrebbe meglio per una storia di sesso. La scoperta, fatta dai ricercatori dell'University of Chicago, guidata dal professor Dario Maestripieri, laureatosi in Italia, è importante perché stabilisce che le femmine umane hanno la medesima capacità delle femmine di altri animali di individuare i caratteri di un maschio che facilitano la sopravvivenza e l'evoluzione della propria specie, ossia di comprendere quale è quello più adatto a procreare, naturalmente trattandosi di esseri umani dotati di ragione e di intelletto, oltre che di simpatie, antipatie e desiderio di affinità elettive. Le scelte del partner viene poi condizionata da innumerevoli altri fattori, ma rimane il dato di fatto che, come rispondendo a una legge della natura, la donna sa riconoscere in un battito di ciglia l'uomo giusto per... Dunque, l'uomo giusto per allattare o per le altre più rapide faccende. Vediamo, forse l'ho saltato un pezzo.
Sì, per l'altare o per le altre faccende. Pubblicata sui Proceedings of the Royal Society, la ricerca si è svolta così: a un gruppo di uomini eterosessuali fra i 18 e i 33 anni, eccetera. Poi c'è la spiegazione della ricerca. Quello che mi interessa, che riusciate a comprendere, è che il sesso e amore è uno sguardo che fa la donna rispetto a un uomo, non corrisponde ad elementi razionali, ma corrisponde a degli elementi emozionali, a degli elementi che sono subliminali, chiamiamoli così, oppure all'interno del subconscio. In realtà corrisponde a elementi diversi di quella che è la razionalità, di quella che è la ragione e di quello che vi potrebbero spiegare. Quello che qui vi dicono, la mascella fatta in un certo modo, l'occhio fatto in un certo modo, in realtà non è altro che il tentativo lombrosiano di dare dei riferimenti a ciò che le persone vedono. In realtà i riferimenti che danno di ciò che le donne vedono è un'altra cosa, cioè è la capacità delle donne, in questo caso per natura sessuale, cioè la più forte delle espressioni, diciamo così, umane di emozioni, di percepire empaticamente l'altro, cioè di percepire ciò che è l'animo, ciò che è la psiche, ciò che è le predisposizioni, ciò che è l'intento del maschio. E sono cose che appartengono a una conoscenza, a un conoscere che è legato all'empatia. E dopo, vabbè, si riferisce anche agli occhi, a ciò che si vede, a ciò che si sente. Infatti adesso lo vediamo anche negli altri, però essenzialmente si tratta di una condizione empatica. E una condizione empatica noi la leggiamo per esempio in un articolo del Corriere della Sera del 7 maggio 2006. Relazione empatica significa che deve esserci una sincronicità, che ci deve essere una somiglianza fra la donna che sceglie e l'uomo che viene scelto, cioè un'armonia di quello che è l'animo, di quella che è la psiche, di quello che è il modo di essere. Vabbè, dopo magari 6 mesi si sveglieranno che hanno delle idee diverse, si prenderanno a calci, si butteranno i cassonetti, ma questo lo vedremo fra 6 mesi, cioè parliamo della relazione sessuale, della relazione amorosa che ci sono fra le persone. E ci dice che la scienza conferma che chi si somiglia si piglia. Una ricerca USA sulle caratteristiche che danno solidità a una relazione. È la persona ideale, ho trovato l'uomo giusto. Questa è la donna che fa per me. 3 esempi di frasi ricorrenti, sentite, dette, altre volte ricordate alla fine di una relazione. In fisica il positivo e il negativo si attraggono, mentre 2 forze uguali si respingono. Questa legge vale per i rapporti di coppia? Per capire se le somiglianze, se la somiglianza attrae o respinge, Eva G. Klonner e Shannon Lu dell'Università dell'Iowa hanno sottoposto ad una batteria di test 291 giovani coppie. I risultati pubblicati sul Journal of Personality and Social Psychology hanno messo in evidenza che fin dall'inizio di una relazione siamo nella maggioranza dei casi attratti da persone con elementi della personalità facilmente identificabili o valori ideali, come l'orientamento politico religioso, simili ai nostri, e anche nei tempi lunghi è ancora la somiglianza a vincere. I ricercatori sono arrivati a queste conclusioni dopo aver seguito le coppie nel primo anno di convivenza fino ai 3 anni e mezzo successivi, sottoponendo numerosi test. In pratica, cosa significa questo? Significa che dobbiamo avere delle assonanze col partner, cioè delle cose che ci uniscono, e quelle cose che ci uniscono sono quelle cose che fanno vibrare la nostra tensione empatica. Dopodiché quella tensione empatica si traduce nel tatto, si traduce negli occhi, si traduce nelle idee, nel pensiero, nel sentire, si traduce in tutto noi stessi. Perché ricordatevi, non l'ho ancora fatto in maniera completa, ma la conoscenza empatica è la prima forma, la forma base con cui conosciamo il mondo, specialmente il mondo nella pancia della madre. E anche qui abbiamo un'espressione di empatia.
un'altra espressione di empatia, vediamo se ho messo anche la quarta che avevo selezionato, però non ne sono sicuro. No, non l'ho. Ah sì, eccolo. Allora, un'altra situazione di empatia, per esempio, appartiene all'attrazione fatale. Dalla Repubblica del 1 maggio 2006, attrazione fatale, ecco la formula. Gli scienziati rivelano, conta la voce, ma non quello che si dice. Cosa significa questo? Significa che la voce, il parlare, è un portatore di emozioni. E non si la persona che ci ascolta, ascolta le nostre parole, dopo dipende dall'attenzione che ci mette, ma quando si tratta di emozioni, cioè di attrazione fatale, che è una relazione emozionale, ciò che è importante è ciò che porta la voce, cioè le emozioni che attraverso la voce comunichiamo. E dice, non importa ciò che si dice, ma importa come lo si dice, conta la voce, ma non quello che si dice. E dice, e l'articolo di Eleonora Duse, l'amore, passato i raggi X, è un cocktail di ormoni dentro di noi e una serie di circostanze casuali fuori di noi che hanno creato l'alchimia della scintilla. Proviamo a spogliare il sentimento più importante del mondo da tutto ciò che è romanticismo, passione, sogno e ci rimarranno un pugno di neurotrasmettitori nel cervello e una serie di regole per misurare l'attività di coppia. Coppia dal primo incontro all'innamoramento fino al tran tran della vita quotidiana. Love the Inside Story è il titolo che la rivista New Scientist dedica ad uno speciale di primavera. John Gottman, direttore del Relationship Research Institute di Seattle, ha calcolato che la percentuale di separazioni non varia di molto fra matrimoni d'amore e unioni combinate. Ci deve essere una serie di regole, deduce, che regolano un rapporto di coppia al di là di ogni forma di romanticismo, per esempio la capacità di apprezzare i lati positivi del partner e non solo i difetti. Poi occorre evitare quelli che lo psicologo americano ha battezzato i quattro cavalieri dell'Apocalisse, il senso di superiorità di uno dei due partner, lo spirito critico a senso unico, il suo opposto, il vittimismo, e infine il gettare la spugna ritirandosi emotivamente dalla relazione. Anche al primo incontro ha le sue stesse regole, se è vero che l'impressione immediata che abbiamo di una persona deriva per il 55% dall'aspetto e dal linguaggio del corpo e solo per il 7% dal contenuto della conversazione. Uno scambio di battute spiritoso in cui lui cerca di far ridere lei apre le porte a un'amicizia più profonda e come sottofondo un rock morbido aiuta più del jazz sentimentale. La danza degli ormoni durante la fase dell'innamoramento, del sesso e poi della stabilizzazione del rapporto è fenomeno ormai noto e molti degli attori che entrano in gioco nell'amore di coppia, dopamina, ossitocinina, testosterone, vasopressina, feniletilamina, ricoprono un ruolo fondamentale anche nel rapporto fra genitori e figli. Compito dell'adrenalina è invece favorire la scintilla del primo incontro, un esperimento ormai storico, eccetera, eccetera, eccetera. In pratica, come vediamo, non è la ragione o la razionalità che comunica con gli altri, specialmente in amore, poi di razionalità, meglio non parlarne mai, ma è esattamente ciò che noi riusciamo a esprimere con le nostre emozioni. E un'altra cosa che volevo far notare, oltre alla che è importante come lo si dice e non ciò che si dice, è gli occhi. Ho qui un articolo di venerdì 10 novembre 2006, non molto vecchio dunque, negli occhi il segreto dell'uomo, così parliamo con lo sguardo. Gli scienziati, ecco la chiave della nostra
evoluzione. Ah, una cosa, quando la scienza vi dice ecco, ho trovato questo, cioè ecco la chiave della nostra evoluzione, no, non è che ha trovato la chiave dell'evoluzione, ha trovato un elemento che concorre all'evoluzione. Cioè la scienza non trova mai qualcosa di definitivo, di assoluto, aggiunge sempre a qualcosa il già conosciuto. Quando un uomo volge lo sguardo alla luna, un altro uomo lo segue alzando gli occhi al cielo, lo scimpanzé invece continua a guardare per terra. Alla ricerca di un indizio che riassuma la nostra essenza umana, gli scienziati sono andati a scovare dritto negli occhi il linguaggio silenzioso degli sguardi, che tanto fa parte del nostro modo di scambiarci messaggi maliziosi e non. Per gli antenati, armati di arco e frecce, rappresentava uno strumento di caccia prezioso e una chiave, probabilmente non la sola, che ha spinto la nostra evoluzione su un sentiero diverso rispetto a quello dei primati. Uno dei misteri centrali dell'evoluzione è quando gli uomini abbiano iniziato a cooperare fra loro, si è chiesto Michel Tomasello, ricercatore del Max Planck Institute per l'antropologia evolutiva. La risposta, pubblicata in un numero di ottobre della rivista Journal of Human Evolution, Tomasello ha trovato negli occhi in quegli occhi così ben visibili all'interno del viso e che con il tempo e l'irrobustimento delle relazioni sociali si sono arricchiti di milioni di sfumature espressive. Gli occhi umani, spiega il ricercatore tedesco, sono colorati in un modo da rendere evidente sia la loro presenza che la direzione dello sguardo. A differenza dei primati, la sclera è completamente bianca, il contrasto fra l'iride colorata e la pelle chiara è unico fra le specie animali. Gli occhi umani poi sono proporzionalmente grande in rapporto di dimensione del nostro corpo. La parte esterna è visibile, prosegue Tomasello, è più ampia perfino rispetto a quella del più massiccio gorilla. Lui e lei, l'uomo è fra le rarissime specie che compie l'atto sessuale in posizione frontale, guardandosi negli occhi. In nessun animale il gioco degli sguardi ha una funzione così importante durante il corteggiamento come nell'uomo e nella donna. I bambini imparano a seguire lo sguardo della madre già a 9-15 mesi, osservando prima gli occhi, poi l'oggetto che lei sta puntando. Infine ritornano al volto della mamma per scrutare l'espressione e controllare se lei è tranquilla o è in ansia. Come vedete, anche gli occhi, oltre alla voce, sono portatori di emozioni, cioè sono capaci di trasmettere le emozioni che noi abbiamo, sono capaci di emettere un linguaggio che noi siamo in grado di fare. Pertanto, quello che è importantissimo che noi riusciamo a comprendere è che ciò che si sviluppa come selezione della nostra percezione, la pancia della madre, che comincia con l'empatia, in realtà viene a toccare tutta la nostra vita. Ora, ho una decina di minuti, avevo tirato fuori qualche articolo anche sulla questione dei bambini, vietato proteggerli troppo, così i bambini crescono ottimisti, le nuove ricette di psicologia positiva, oppure un articolo su autostima, cortesia e lavoro duro, ecco la formula della felicità, oppure ancora i figli di genitori autoritari, insicuri e privi di autostima. E infine avevo tirato fuori un altro articolo ancora, se il bambino fa cortocircuito con le sue emozioni. Do il via alle telefonate 049 700 700 e 049 700 838. Bisogna che riusciate a comprendere che tutto quello che noi facciamo non è altro che una selezione della nostra capacità di percepire il mondo in cui viviamo. Pronto? Ciao. Ciao. Io devo trovare il libro, se per caso Non c'è due senza tre di Pierluigi Righetti. Esatto, Non c'è due senza tre. Ce l'avevi? Sì, ce l'ho. Ah, che miseria. Sì, è quello, il libro di Righetti, sì. È grande però, perché, no, è grande il libro, è grande. La ricerca, ma ultimamente stanno uscendo, cioè io ho una rassegna stampa notevole, no? Ti fa 2 anni.
Sì, sì, no, c'è, deve esserci un istituto qui a Padova, un altro a Trieste anche, che è abbastanza importante, sì, da sto punto sì, di infatti, vista. Infatti le emozioni dell'attesa, dalla genitorialità alla prenatalità. Esatto. E anche il pensiero intrauterino, insomma, del bambino. Esatto. Sì, perché non si è mai preso in considerazione molto la fase uterina della crescita. No. Invece qua, questo contesto qua, veramente, adesso mi ho leso, molto avanti. Piano, naturalmente. Sì, 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 sì. Anche perché certi termini non ti vai. No, beh, ma di solito sono abbastanza divulgativi questi personaggi, eh? Mm-hmm. Cioè divulgano molto, a parte alcune pagine forse sono tecnicamente più toste, ma sì, di solito divulgano di più, ottimi, insomma, sì. Sì, sì. Cioè, una volta che salti, oppure le leggi del... le leggi, insomma, all'interno del contesto diventano comprensibili, ecco, no? Poi ho trovato gli ultimi due del nonno di Panopoli e Dionisiache, Li ho trovati, quarto, sì. Insomma, ne ho trovato il Vangelo di un pagano di Porfirio, il Vangelo di un pagano? Sì, della Bompiani, la serie di la serie, ma è il discorso di Marcella, sì, la lettera, sì, ma la lettera Marcella, sì, sì. Mi disturbava, sì. Comunque, sì, sì, la lettera Marcella ce l'ho di Porfirio, sì. Sì, è fondamentale. Porfirio fondamentalmente era pagano, naturalmente. Allora, Porfirio era uno che si era prima convertito al cristianesimo, poi gli ha fatto schifo il cristianesimo, è scappato via e è diventato neoplatonico. Cioè, infatti, uno dei fondamentali, sì, questa sì. Questa collana sì. È curata da Giovanni Reale, che cura Platone, praticamente cura tutto di Platone. Il neoplatonismo fu l'ultima resistenza, ma ormai, cioè, il paganesimo ormai era perso, insomma, sì, si era dimenticato. Era come Giuliano, ecco, era l'ultimo baluardo. Beh, sì, esatto. Insieme, era circondato da sanguinari, circondato ormai da sì, cioè, beh, Giuliano aveva visto massacrare tutta la sua famiglia, non è che sia... C'era anche molta delle sue rigidità comportamentali, no? C'era uno che dormiva per terra, Giuliano, cioè non si lavava, esatto, cioè, sì. Cioè, era tutte ste robe, erano proprio dovute a un'idea di spartanità, no? Spartanità, che, infatti è morto a cavallo in battaglia. Sì, l'ha ammazzato un cristiano alle spalle, è notorio, insomma, che fanno questo, no? Non c'è... Di Porfirio mi piacerebbe, trovo fuori qualcosa in mente, qualche Lisagoge. Sì, ce l'ho, c'è una vecchia Rusconi, c'è un Rusconi del Lisagoge. E in altri di Porfirio contro i cristiani, ma c'è... Contro i cristiani, allora, quel libro è stato distrutto, quello che tu trovi, sì, è stato bruciato, quello che tu trovi contro i cristiani sono delle citazioni, è come quello di Celso, no? Di Celso. Praticamente trovi solo le citazioni che ha usato Origene per farsi lui il libro, insomma. Ho capito, sì. Se contro Celso ha scritto, no? Sì, ma anche se sono citazioni mi interesserebbe l'antro delle ninfe. L'antro delle ninfe, sì. Dopo, cambiando discorso un attimo, ho fatto vedere oggi, no, un documentario, un coccodrillo in Africa, lo hanno come, si è lasciato accarezzare. Lo hanno addomesticato, come no? Yeah. I bambini saltavano sopra e gli davano un po' da mangiare, qualcosa. Non si rivoltava mica, cioè stava proprio tranquillo dentro la sua porta. Aveva capito come si fa. Appunto, ogni tanto gli dava una gallina. Ma però questi diciamo, queste chicche qua, no? Che vengono fuori ogni tanto. Cioè si avvicinano, se l'uomo, cioè se l'essere umano non gli va a cacciarlo, se ne va a distruggere queste cose, se la loro vita, insomma, le loro stirpi, insomma. Ma c'è anche un po' di ribellione fra gli animali rispetto all'uomo, eh? Ci sono alcuni elefanti che hanno attaccato i villaggi per vendicarsi, e anche delle scimmie hanno cominciato ad attaccare per vendicarsi, c'è effettivamente un po' di vendetta nel mondo animale, sai. Così è la vita. Così è. Certo. Noi diciamo giustificata, però è sempre un nostro giudizio, capisci? Sì, sì, sì. Cioè, sì. Noi non bisogna dare giudizi, ma questo ha fatto bene perché noi abbiamo. No, ma infatti non è che si dia dei giudizi. Giudici, quindi... dai dei giudizi per difendere, ma non dai dei giudizi morali, esatto. No? Cioè, no, questa è la vita. Certo. È la vita.
certo. Tutta l'esistenza. Sì. Poi c'è, l'altra sera per televisione c'era 10 minuti, no, su Rai 2. Trovavamo 10 minuti dal meno 5 alle 9, alle 9 e 5 di sera. E parlavano, c'era un Don Aldo che parlava delle 7. Sì, l'ho visto, l'ho registrato. L'ho registrato e ho fatto una pagina su internet. Credo che quel poliziotto dovrebbe nascondersi sottoterra per le bestialità che ha detto, cioè minimo dagli del cretino, solo dagli e fargli dei complimenti. Ma cioè, che come hai aizzato la gente, hai aizzato le cose. Beh, sì, beh, buon aiuto, si sa che è un criminale, cioè là non c'è problema. Ma è il poliziotto che ha tirato fuori quella storia della Calabria dell'88, che è una storia cattolica oltretutto. Fuori il ragazzino rapito. Sì, esatto. Quella è una storia di un centro di preghiera di cristiani che hanno fatto un po' delle porcherie. Ma se questi qua agivano nelle parrocchie, li fermavano ben prima. Che se c'entra a lanciare allarmi. Va bene, ti butto giù tutto e vado via. Ciao, ancora auguri. Ciao, auguri a te. Allora, innanzitutto auguri a tutti i radioascoltatori. Auguri di buone feste e mi raccomando, celebrate molto bene Saturno, celebrate molto bene Oppi, celebrate molto bene il Dio Mitra e celebrate molto bene il Sole che riprende il suo corso. Celebrate molto bene la grande dea Sabina Strenua e ricordatevi sempre che mangiare, bere e stare bene, il principio del piacere, è proprio il principio della vita ed è il suo fondamento. Un'altra cosetta ultima, tutti vi chiederanno soldi per i poveri, non date niente, neanche un centesimo. Ogni volta che date un centesimo uccidete e massacrate un povero, e specialmente non finanziate i missionari cattolici che sono una banda di criminali ed assassini. Divertitevi, fate in modo di star bene, fate le cose che vi piacciono e se proprio dovete dare qualcosa ricordatevi di Radio Gamma 5 che qualcosa dà a tutto il mondo. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo. Vado immediatamente con la pubblicità e vi lascio con l'amico Stefano. Ciao.